ascoltatrici e ascoltatori, buonasera a tutti da Mimmo Siena, bentornati per questa nuova edizione di Diretta Basket. Dunque si è chiusa una giornata cestistica che per le formazioni della città di Cerignola ha portato a una vittoria all'Olimpica Basket ieri in Serie C regionale e una sconfitta per la Castellano Udas in Serie C nazionale meno di due ore fa. I cannibali guidati da Matteo Totaro, chiedo scusa, sono stati sconfitti dalla formazione salentina del Nardò con il punteggio di 77-65. È stata una gara che per la prima parte è stata ampiamente dominata dai padroni di casa biancazzurri, che veramente hanno dato il massimo. Poi nel corso del terzo quarto i salentini con la coppia formata da Bielic e Colella insieme ed unitamente a Chirico hanno fatto la differenza, sono stati più lucidi approfittando anche di qualche momento di rilassamento della formazione opantina, che ha cercato a tutti i costi di mantenere viva la gara arrivando almeno fino almeno 1 a 4 minuti dalla fine, ma ciò non è bastato. Per cui la formazione salentina si è portata a casa questi due punti importanti. Per la Castellano Udas c'è il rammarico di non aversi potuto gestire nella seconda parte della gara una partita che era ampiamente alla portata, anche se l'avversario era davvero molto difficile. Vediamo adesso che cosa è successo negli altri risultati della giornata, partendo da Pozzuoli, dove la formazione campana ha battuto Potenza 88-62 in trasferta. Ad Agropoli, Sarno batte Agropoli 90-78. A San Severo Bernalda 82-35. A Napoli, Trani Basket batte Basket Napoli 77-60. A Castellammare di Stabia, Scavati Basket batte Castellammare di Stabia 89-85 nei minuti finali. E poi l'aggiornamento di punteggio per quanto riguarda la partita tra Magic Team Benevento e Pallacanestro Partenope vede la formazione della Partenope Napoli avanti di un punto su Magic Team Benevento 35-34. Per ciò che concerne la classifica possiamo dirvi che Scafati è in testa. Vediamo adesso al campionato di Serie C regionale maschile, abbiamo i risultati finali di quasi tutte le partite, anzi li abbiamo proprio tutti i finali, quindi fortuna migliore non la potevamo avere. E allora questi risultati della seconda giornata della Serie C regionale: a Sant'Eramo Vieste batte Sant'Eramo 76-53, a Barletta Diamond Foggia batte Cestistica Barletta 69-50, Webin Manfredonia batte Altamura 74-53, Invicta Brindisi batte Valentino Castellaneta 72-63, Ruvo batte Fasano 81-65, Angioli Bari batte Lecce 69-62. Vi teniamo informati anche sulle condizioni di salute del play dell'Olimpica Basket Andrea Colapietro, vittima di un infortunio a pochi secondi dalla gara. Si sospetta la lesione del legamento del ginocchio sinistro, una risonanza magnetica verrà fatta all'ospedale Tatarella martedì prossimo, questo l'abbiamo saputo da fonti ufficiali della dirigenza gialloblu. Tra l'altro si valuteranno i tempi e secondo le ipotesi che si vociferano pare che Colapietro potrebbe restare lontano dai campi per qualche mese. Staremo a vedere quale sarà l'entità appena verrà resa nota. Bene, è tutto per quanto concerne questa edizione di Diretta Basket, vi ringraziamo per averci seguito, prossimo appuntamento con l'informazione sportiva domani pomeriggio alle 18 con Radio Sport La Giornata. A tutti voi grazie per l'attenzione e da Mimmo Siena un buon proseguimento di serata.